Iniziamo lavorando due uova. Con un pizzico di sale. Uniamo 250 g di zucchero semolato. Non è tantissimo se considerate che il caffè che andremo ad aggiungere non è zuccherato. Quando le uova saranno ben spumose e lavorate, andremo ad aggiungere 100 ml di olio di semi. Io ho fatto un mix tra olio di oliva e olio di semi di girasole, ma semplicemente per una mia mancanza. Va benissimo anche il semplice olio di semi di girasole o altro olio di semi che avete. E aggiungiamo anche 200 ml di caffè non zuccherato. Questo è semplice caffè della Mucca. Aggiungiamo quindi 200 g di yogurt bianco. Per aumentarne il sapore vado ad aggiungere 15 g di cacao amaro e 15 g di caffè in polvere, quello solubile. Completiamo con 400 g di farina a cui vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci, quindi pari a 16 g di lievito per dolci. Oliate e infarinate uno stampo da 24 cm di diametro e versate nel composto. In superficie possiamo aggiungere anche della granella di zucchero. Andiamo quindi ad infornare a 180 gradi per circa 40 minuti, facendo sempre la prova a stecchino all'interno del dolce per verificarne la cottura. Io utilizzo un forno ventilato. Ed ecco la nostra ciambella moccaccino appena sfornata. Facciamola raffreddare bene, poi potremo toglierla dallo stampo. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un like, un commento giù in fondo al video, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette, ciao a tutti da Margie!